La situazione sul Covid in Abruzzo preoccupa la zona Pescara-Chieti per l'aumento dei contagi. Covid hospital di Pescara pieno, i pazienti trasferiti in altre strutture. Qual è la situazione? È quella che ha descritto, sì. Purtroppo quello che sta peggiorando il quadro è la circolazione di varianti più aggressive che contagiano più velocemente e nelle ultime ore ci segnalano proprio dall'ospedale, dal pronto soccorso, l'arrivo di pazienti in condizioni serie dal punto di vista delle polmoniti e con un'età media molto più bassa. Siamo stati abituati in questo anno che magari nel ricovero e nelle terapie intensive ci finiscono gli ottuagenari o solo le persone fragili, invece le persone che vengono colpite e che stiamo ricoverando hanno parecchi anni di meno di questa fascia di età e questo aggiunge una preoccupazione ulteriore, una difficoltà in più nella lotta alla pandemia. Un'ultima cosa, c'è il rischio di un nuovo cambio di colore della regione dopo qualche giorno di zona gialla? Il rischio, come siamo stati abituati negli ultimi mesi, c'è praticamente quasi tutte le settimane, anche perché dopo che il governo ha cambiato il metodo di attribuzione delle fasce poco prima di Natale, intorno a Natale, attribuendo un valore determinante alla classificazione del rischio e soprattutto all'indicatore R con T, per cui con R con T superiore a 1 si finisce dritto in arancione, superiore a 1,25 si finisce dritto in rosso, anche se tutti gli altri parametri fossero da gialla. Una regione piccola come l'Abruzzo, dove i numeri sono relativamente bassi, basta qualche focolaio per creare una forte impennata dell'indice R con T e quindi questo poi si paga immediatamente.